ricordiamo con questa celebrazione eucaristica la nostra sorella Giulia, con tutti i morti di questa contrada, li affidiamo alla misericordia del Signore. Li portarono un sordo muto e lo pregarono di porgli la mano. Meditiamo in questa ricorrenza della festività della Beata Vergine Maria, la figura del sordo muto. Il sordo muto sta dentro ciascuno di noi. Il sordo muto sta dentro di te, nella tua vita. E allora possiamo dire che tutti noi siamo sordi muti. Perché? Per due cose. Uno, facciamo fatica, tutti noi, a che cosa? Ad ascoltare. Forse anche tu, all'interno della tua famiglia, in questi giorni, stai facendo l'esperienza che nessuno ti sta ascoltando. La mamma parla, i figli fanno quello che vogliono, il papà predica, ognuno va per conto suo. Oggi tutti facciamo fatica per ascoltare. In occasione di questa festività della Regina Celi, i fedeli sono partecipi a questa manifestazione? Sì, siccome ogni anno, anche questo anno, la partecipazione è stata veramente al top, perché è una festa molto sentita sia per la comunità di Villa Celiera, anche per i paesi vicini. E poi questo anno lo abbiamo vissuto sulla forma dell'atteggiamento della Beata Vergine Maria, che è stato un atteggiamento di ascolto. Dunque, nel nostro mondo oggi l'ascolto è un problema perché a volte non ascoltiamo e poi si creano le dinamiche molto complicate in mezzo a noi proprio perché ci manca l'ascolto. Per questo abbiamo chiesto alla Beata Vergine Maria questo anno di dare a ognuno di noi questo atteggiamento di ascolto, l'ascolto soprattutto della parola di Dio e anche l'ascolto del mondo che ci circonda, anche l'ascolto al creato. Grande partecipazione per tutti i fedeli e per anche altri paesi qui vicino. Come la vive questa manifestazione e questo gemellaggio?
Allora, la festa patronale, la festa che poi è la festa in onore, festa patronale che va dal santo patrono San Giovanni Battista del 29 a concludersi oggi con la festa in onore della Beata Vergine Maria, Regina del Cielo. È una festa sentita, ma soprattutto partecipata dai cittadini locali e da tutte quelle persone che per diversi motivi nel corso degli anni sono stati costretti a lasciare il nostro paese e che comunque continuano a coltivare le proprie origini, ma soprattutto a mantenere risalde quelle che sono le radici che le legano al territorio. La festa patronale di Villa Cegliera, ma soprattutto la festa della Madonna, è un'occasione proprio per rinsaldare il legame tra i cittadini, ma soprattutto è questa la cosa bella veramente che riempie di gioia, è un'occasione per riscoprire l'orgoglio di essere Cellarotto. Il Cellarotto è una persona, sicuramente un grande lavoratore, ma ha un forte senso del dovere, un senso dell'attaccamento al territorio, ma soprattutto un senso veramente al sacrificio. Io penso che proprio questi valori ci hanno consentito quest'anno di superarci. Abbiamo messo in campo una festa veramente al di là di ogni aspettativa. Basti pensare che questa sera chiudiamo la festa civile con il concerto dei Nomadi, un concerto che solitamente fa tappa in grandi città. Siamo abituati a vedere in città di 70.000, 150.000 abitanti, addirittura concerti a pagamento. Questa sera i Nomadi saranno a Villa Cegliera, concerto gratis, e questo è esclusivamente merito della comunità di Villa Cegliera, che ha largamente preso il premio della generosità, contribuendo non soltanto economicamente ma addirittura in termini di tempo, e quindi, come dice Papa Francesco, chi dona il tempo agli altri compie un atto di carità, e questi i cittadini nostri hanno fatto veramente un atto d'amore grandissimo. Quindi grazie a loro che oggi stiamo festeggiando questa festa splendida, veramente, che ha messo in luce una Villa Cegliera forse mai vista prima, ma nemmeno dai nostri predecessori. Che regala qualità oltre alle emozioni. Una Villa Cegliera che sta diventando sempre più attrattiva, aggregante, accogliente. La Villa Cegliera per la quale stiamo lavorando ormai da 7 anni. Una Villa Cegliera alla quale stiamo lavorando insieme alle associazioni del posto, insieme alle attività economiche, ai nostri imprenditori, gli operatori turistici. Lo stiamo facendo insieme al casotto Info Point della signora Ciria Capuca, ma soprattutto lo stiamo facendo con la nostra comunità, una comunità straordinaria. Vi assicuro che ho la fortuna di guidare una comunità straordinaria. Regalatevi un applauso. La nostra comunità è identificata ormai come un unico cuore pulsante che batte per il nostro paese. E soprattutto la nostra comunità, ora scusatemi, c'è un'emozione veramente grande, difficile per me. È bellissimo, bellissimo, una Villa Cegliera che non dimenticherò mai. Una comunità esigente, una comunità ambiziosa. Però il Cellarotto è soprattutto un grande lavoratore, è una persona con un forte senso del dovere, con un forte senso di attaccamento al territorio.
e quindi queste qualità ci consentono di realizzare eventi impensabili. Il concerto dei Nomadi a Villa Celiera qualche mese fa era utopia, oggi è realtà. È realtà grazie a queste qualità dei nostri concittadini. Quindi oggi noi chiudiamo le feste, la festa patronale, soprattutto la festa in onore della Beata Vergine Maria. Quindi i primi ringraziamenti vanno sicuramente al Comitato Feste. Tutti sono stati ragazzi meravigliosi, alcuni non sono presenti perché stanno lavorando per il concerto, per la realizzazione affinché tutto vada per il verso migliore. Voglio poi rivolgere un ringraziamento, ecco è salito adesso il presidente onorario del Comitato Festa di Villa Celiera. Questo a dimostrazione che il Comitato è un comitato inclusivo, aperto a giovani, adulti e meno adulti. Il signor Palmiro quest'anno si è particolarmente distinto per l'impegno. Questo concerto a Villa Celiera? Bah, sicuramente è un bel concerto, il posto è molto bello. Che devo dire, io ringrazio il sindaco e tutti gli assessori e le commissioni che hanno voluto che noi fossimo qua stasera. Sono contento di esserci perché c'è una bella aria, mi sembra che si stia bene qua. È un po' scomodo per poterci venire in vacanza, però non si sa mai. E questi arrosticini? E li ho mangiati e sono buoni, sì, ma non solo i arrosticini, anche ci hanno fatto sentire altre specialità che abbiamo molto gradito, quindi tante belle cose, ne vale la pena, diciamolo a chi non è mai venuto qua, li invitiamo a venire, no? A Villa Celiera. A Villa Celiera, che c'è di meglio della Villa Celiera? Sindaco, lei è contento di questo? Contentissimi, ma soprattutto siamo orgogliosi di ospitare i Nomadi a Villa Celiera, è veramente una festa per il nostro paese, ma soprattutto è la dimostrazione di una comunità forte, unita e coesa. Forza Villa Celiera, forza i Nomadi! Complimenti, complimenti per quello che hai detto, la comunità è molto importante. Ciao! Ciao! Tu come ti chiami? Don Norberto. Norberto, va bene, Don Norberto. È stato un piacere di avervi con noi. Davvero? Questa serata. Pure io, pure io. Mi fa piacere. Questa terra è la mia terra, anche se cambia da già un bel po'. Questa terra è la mia terra, ce l'ho sotto le unghie pure. We'll be right back.
e te vita mia. Con le mani nelle tasche camminiamo sulla strada e l'estate ancora dentro. Voglio
in un campo di fiori. Sopra una pietra c'era scritto così: ho difeso. Gliela strappa di mano. Cosa poi sia successo? Lo capite anche voi. Ho difeso. Forse tu